Lo scenario è fantastico, poi mettiamoci anche nomi grandi, importanti, vi distinguete sempre in queste occasioni, maestro Pezzopane? Sì, questa è la seconda edizione di questa piccola rassegna che abbiamo intitolato Nell'ombra della musica italiana, dedicata proprio alla musica d'autore della nostra Italia. E la seconda edizione, quella dello scorso anno, ha avuto un successo straordinario in questo nuovo spazio ritrovato, che si è prestato veramente molto bene, e quindi abbiamo pensato di replicare anche quest'anno, nonostante le prescrizioni, le limitazioni che ci sono dovute dalle normative. Però avremo sicuramente circa 350 posti. Contentiamo tutti in questo speriamo, caso. Speriamo, ma purtroppo l'anno scorso abbiamo raggiunto le 1000 unità presenti. Quindi, però purtroppo quest'anno sarà così, da rivedere un po', e sperando che questa prima o poi cessi questa emergenza. Se voglio venire ad ascoltare il concerto devo prenotarmi, c'è un sistema particolare? C'è sia il sistema e-ticket tramite i canali tradizionali, oppure per chi non avesse accesso a queste formule di acquisto dei biglietti può anche venire nei nostri uffici in corso Vittorio Emanuele II numero 95. Abbiamo appunto predisposto un'assistenza per chi appunto avesse fatto. Anche in questi giorni abbiamo ricevuto molte telefonate, soprattutto da turisti che non sono spesso dotati di strumenti tali da poter consentire loro di acquistare i biglietti, e quindi saranno acquistabili nei nostri uffici. 3 agosto, Maria Grazia Cucinotti e Vittorio Descalzi, il 5 Simona Molinari e poi il 7 Irene Grandi. Cosa lega queste tre figure? Quest'anno è dedicata ovviamente al femminile. Abbiamo pensato proprio di aprire questa rassegna alle donne in tre tipologie completamente diverse. In realtà il secondo concerto, quello di Simona Molinari, inizialmente prevedeva anche la presenza di Rafael Gualazzi dopo questa loro straordinaria esperienza avuta al Festival di Sanremo. Purtroppo il cantante marchigiano ha avuto un intervento chirurgico anche abbastanza importante proprio la scorsa settimana, e quindi ha dovuto rinunciare al concerto, ma noi abbiamo ritenuto di invitare ugualmente la nostra Simona Molinari. Maria Grazia Cucinotta, ovviamente il programma è dedicato a Luis Bacalov, quindi questo grande interprete, questo grande compositore di musiche da film, perché appunto abbiamo ritenuto di allargare un po' la programmazione, come un po' nella nostra, diciamo, consuetudine di affrontare diversi segmenti e quindi multidisciplinarità delle manifestazioni.